In diretta, perché adesso abbiamo un argomento che affrontiamo con molto piacere. Lo facciamo con Stefano Micini, delegato consigliere comunale, delegato ai problemi dell'agricoltura. Intanto lo salutiamo. Buonasera Micini. Salve, buonasera, grazie dell'interessamento da parte. No, grazie, grazie a te, ti do di tu, dai, sei molto più giovane di me. Ci mancherebbe. Grazie a te perché hai subito risposto al nostro invito, siccome è da alcuni giorni che ci vengono segnalati anche da parte di gente che vive in campagna, che magari basa anche la propria attività, il proprio reddito, anche soprattutto sul prodotto che riesce a ricavare dai lavori di questa nostra terra, ci hanno segnalato questo flagello che incombe ormai da diverso tempo della presenza, soprattutto al mattino quando i piccioni vanno a nutrire prima di tornare magari in città, e che invadono le aree coltivate. In questo periodo abbiamo soprattutto, dicono, i girasoli che sono aggrediti, diciamo così, dai piccioni. Ecco, non si può fare nulla contro questo fenomeno, Micini? Diciamo che partiamo un attimino, un passo indietro, solamente per fare un po' la cronistoria della situazione. Sì, sì, volentieri. Per dire quello che attualmente vige come regolamentazione per, diciamo, ecco, un pochettino, per utilizzare anche un termine magari, per scacciare o perlomeno per cercare di limitare questo tipo di problema. Allora, momentaneamente nel nostro territorio, parlo nel territorio di Recanati, che quindi comunque copre tutto il territorio della provincia di Macerata. Attualmente l'agricoltore, se ovviamente nel momento in cui procede a fare le semine, in questo caso adesso girasole, ma due mesi fa avevamo il cece, un mese ancora prima i piselli e compagnia cantando, quindi è chiaro che c'ha questo lasso di tempo che va dai primi di febbraio, se non addirittura a gennaio, se non è tantissimo freddo, fino a tutto aprile, dove c'è questi 3 o 4 mesi dove insomma questi animali, diciamo, ecco, creano diversi problemi. Allora, attualmente l'agricoltore ha in mano solo un'arma, ma un'arma, diciamo, tra virgolette, cioè nel senso che può fare una segnalazione tramite l'organizzazione dove ovviamente si serve, diciamo, dove fa i propri servizi, fa una segnalazione alla guardia provinciale, dove ovviamente che succede? La guardia provinciale su segnalazione esce e va a verificare questo tipo di situazione. Qual è il primo problema di questa cosa? Il primo problema di questa cosa è che il piccione non è che sta in attesa che insomma la guardia arriva, che ne so, sono anche abbastanza celeri nell'arrivare dopo la segnalazione, quindi non possiamo dire che non collaborano all'iniziativa, ma è chiaro che essendo il piccione, come dicevi prima, questo va lì, mangia la mattina e poi magari non ci ritorna più manco quel giorno, ci va il giorno dopo, ci va la sera alle 5 e mezzo quando magari ha di nuovo fame. Quindi il problema che succede è che quando magari va la polizia provinciale o non ci trova la colonia dei piccioni, oppure magari di 500 segnalati ne trova 3, cioè c'è sempre questo tipo un po' di ecco, quando parli di polizia provinciale, parli di quale corpo? Il corpo della polizia provinciale. Proprio chiamata così, polizia provinciale. Polizia provinciale. Diciamo che sarebbero gli attuatori tecnici dell'assessorato provinciale alla a caccia e pesca. Ho capito, ho capito. E allora che succede? Che in questo caso, se l'agricoltore è un cacciatore, quindi ha in regola tutto quello che è riguardo la licenza di caccia, diciamo, quindi porto d'armi, no, tutte le varie situazioni eccetera, è autorizzato, ok, a fare, diciamo, degli abbattimenti pur limitati, ovviamente non è che si possono fare, no, diciamo, ecco, ma questo tanto non ci si riesce, quindi non è un problema, diciamo, di questo genere. È il classico tiro al piccione proprio. È in un certo qual modo, sì. Ovviamente nel momento in cui la guardia provinciale autorizza questo agricoltore in regola con tutto quello che è previsto per le licenze di caccia, deve poi a fine giornata fare la segnalazione di quanti animali sono stati abbattuti, non so, per questo perché serve questo? Serve perché sostanzialmente in regione vige un piano di controllo di questo piccione già dal 2018, se non sbaglio fu redatto, perché? Perché per vedere, diciamo, quali erano i sistemi migliori al fine di poter ridurre questo problema, perché qui a Recanati abbiamo i piccioni, ma se ci spostiamo nel territorio poco
più avanti da Dreghi in su abbiamo i cinghiali, poi dall'altra parte, cioè questo è un problema che purtroppo prima o poi, no, prima o poi lo si deve affrontare, ma non è facile affrontarlo perché purtroppo non ci abbiamo in mano tanti mezzi per poterlo affrontare, non so se hai l'idea. Sì, sì. Quindi è chiaro che, ecco, questo è il, quindi ecco, per dire momentaneamente come funziona, e questo sistema purtroppo, pur nella legalità, eccetera, non dà risultati. Non è efficace, dice. Non è efficace, non è efficace. Non è efficace perché, come dicevo prima, perché è chiaro, innanzitutto la Guardia Provinciale, per quanto con tutto rispetto, però è chiaro che non può servire un territorio come tutto il Maceratese, a prescindere che magari a Treia non hanno questo problema, ma avranno il problema dei cinghiali o da chi sa, da chi sia quale altro animale, non so se hanno l'idea. Quindi è chiaro che non è quindi, ma anche di... perché se intervenisse la polizia provinciale, che può fare oltre a quello? No, loro possono, allora, se per dire l'agricoltore non ha la licenza di caccia, quindi non può, diciamo, utilizzare un'arma, lo fanno loro, cioè hanno delle, sì, delle carabine, fanno, è uno scacciare, non so se ma sono, diciamo, interventi episodici che però non risolutivi, purtroppo non danno soluzione, ecco. Però ripeto, questo non per dire, adesso non voglio fare nomi di organizzazioni agricole, però ripeto, questo già il fatto che comunque l'agricoltore in regola con la licenza di caccia può essere autorizzato a fare, diciamo, nel proprio terreno, intendiamoci, quindi nella propria azienda, non è che può fare il cacciatore dove vuole, quindi non è che può andare a caccia fuori il periodo di caccia, questo gli è solo consentito al fine di poter porre un rimedio a questo tipo di situazione. Ma non è pericoloso, no? No, perché ovviamente, ovviamente c'è il cacciatore che regola con tutte le normative, sa quello che fa, non so se hai l'idea. Sì, 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 sì. Se poi dopo c'è qualcuno che non rispetta le regole, questi sono problemi suoi e si assume le responsabilità, certo, di quello, eccetera, questo, certo, è chiaro. Certo. Però non credo che siamo di fronte a questo tipo di situazione. Però per dire, non so, adesso Recanati, senza fare nomi, ma se noi andiamo a vedere che per dire la zona più colpita attualmente è proprio questa qua giù tra Recanati, Loreto, Porto Recanati, c'è la zona, diciamo, che c'è proprio un attacco massiccio di queste colonie di piccioni, ma dire centinaia per non dire migliaia, non so se, che poi si uniscono insieme e fanno, diciamo, dei veri e propri disastri. Soprattutto proprio. In quale zona? Ma principalmente la zona comunque tra Recanati, Loreto e Porto Recanati, quindi da partire da Sant'Agostino, Chiarino e tutta la vallata giù sotto, non so se è un'idea. Quindi sì. Ma ovviamente stamattina io in ufficio ho ricevuto segnalazioni anche da Santa Croce, di magari con qualche piccolo, diciamo, ecco, piccola differenziazione. Se mettiamo, numeriamo le segnalazioni ricevute in questo territorio che dicevo prima rispetto a quest'altro, ecco, ma questo per dire che quest'anno, diciamo, ecco, la situazione è questa. Poi un altro fattore purtroppo negativo per a fine di questa stagione, di quest'anno, è il fatto della siccità. Che cosa succede? Che per esempio il girasole, per emergere dal terreno, nel giro di 5-6 giorni emerge, cioè il seme, no? Emerge subito. Quindi che succede? Che se ci fosse stata, diciamo, una stagione lievemente più umida, più, diciamo, piovosa. Piovosa, che succede? Che il girasole emerge con facilità, perché il girasole viene diciamo, rovinato solo nel primo stadio, cioè praticamente quando esce fuori il primo peduncolo. Perché? Perché il piccione vede subito che c'è il peduncolo, sotto c'è il seme. Siccome il girasole viene seminato a una, diciamo, profondità minima, cioè proprio quasi a qualche poco 5-6 mm dal suolo, non so se Andrea, quindi è facile prendere il seme quando vede il peduncolo. Però se il girasole ha già fatto due foglioline, il piccione non ci va più, non è più interessato, perché prima di tutto il seme non c'è più, o perlomeno è già spaccato, c'è l'embrione. Quindi c'è che... una concomitanza di eventi, il piccione e la siccità. Esatto. Io posso garantire che, per dire, adesso l'anno scorso, mi ricordo benissimo 2 anni fa che ci fu una primavera abbastanza, diciamo, piovosa, non avevamo anche nel mio lavoro, di ufficio, nella mia organizzazione, avremmo ricevuto veramente al massimo 10 segnalazioni contro già più di 30-35 abbiamo ricevuto quest'anno, non so se hanno l'idea, e non è finita poi, perché stiamo proprio nel pieno del problema, non so se hanno l'idea. Questo perché ovviamente quella volta era successo, che quindi che succede? Anche se sono tanti, ma se sono tanti, cioè sono pochi campi, il problema si limita, non so se hanno l'idea. Sì, no? Sì, sì, questo avviene anche con altre semine, no?
No, sostanzialmente adesso il danno viene per i girasoli e poi dopo il problema si viene spostato successivamente quando ci abbiamo il raccolto pronto, cioè quando il girasole è sostanzialmente cresciuto, è quasi pronto per trebbiare. No, io volevo dire, Micini, avviene soltanto il girasole oppure anche altre coltivazioni sono a rischio piccioni? No, anche altre coltivazioni, però quello che è più preso di mira è il girasole. È il girasole, perché per esempio, tipo non so, il sorgo, che sono tutti cibi molto appetibili per il piccione, però ovviamente siccome si seminano a delle profondità leggermente maggiori del girasole, non so se hanno l'idea, è molto più difficoltoso per il piccione andare a beccare il seme, non so se, quindi ovviamente non perde tempo, ecco, poi le tre coltivazioni principali comunque il pisello, il cece e il girasole. Se andiamo per gradualità, il girasole è il primo anno più grande, a seguire il cece e a seguire poi il pisello, insomma, ecco, perché comunque, ripeto, è dovuto tutto anche un pochettino alla profondità di semina, e diciamo al tempo di emersione della pianta, di germogliamento della pianta. Interessante, non sappiamo, faccio una cultura su questo. Dico anche per esempio il fatto che comunque se si riesce in un certo qual modo, no, anche a limitare il cibo a questi animali, non so se, che succede, che l'animale viene meno stimolato a proliferare, non so se andrò a dire, e quindi è chiaro che magari riusciamo a avere qualche animale in meno, non so se andrò a dire. E questo come si fa a limitare la... Noi per dire adesso, se anche pur poco, però diciamo che, non so, per esempio l'altro giorno mi era capitato di vedere che il Comune di Osimo ha fatto una vera e propria ordinanza, no? Nella quale vieta a tutti i cittadini, innanzitutto, che vedono sempre per lo stesso motivo, quindi questi, giustamente il Comune ha fatto un'ordinanza, no? Per limitare che cosa? Il proliferare del piccione, e quindi cosa fa? Ordina a tutti i cittadini di dare da mangiare ovviamente, no, ai piccioni, e nello stesso tempo cercare di limitare anche la proliferazione, quindi chiudendo le buche dove lo riescono a nidificare, cercare nelle case disabitate, chiudere le finestre e le porte, perché comunque si annidano dove l'animale si può annidare, e ovviamente questo non fa altro che proliferare in più. Il Comune di Recanati attualmente non ha fatto un'ordinanza, ma ha inserito nel regolamento che andrà in approvazione il prossimo Consiglio Comunale, nel regolamento comunale per la tutela del benessere degli animali, sì, ha inserito un articolo, dopo se uno lo vuole vedere poi lo vedrà appena uscito, appena verrà approvato, comunque ve lo estremizzo io sostanzialmente, è l'articolo 46, dice colombe di città, che cosa dice, a fine di, leggo testuali parole solo anche per far rendere l'idea alle persone che ci ascoltano, dice, a fine di contenere l'incremento dei coloni dei colombi, cosiddetta colombia livia domestica sarebbe il nome scientifico, per salvaguardare la salute, per tutelare gli aspetti igienico-sanitario e il decoro urbano, nonché per garantire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale, è fatto assoluto divieto a chiunque su tutto il territorio comunale di somministrare alimenti a colombi allo stato libero, ok? Cioè, questo è stato inserito all'interno di un regolamento di benessere animale, perché anche questo è un benessere animale, perché se noi l'animale lo induciamo, non so, cioè gli diamo sempre più da mangiare, questo non fa altro che proliferare sempre di più, e quindi è chiaro che non è che gli vogliamo bene all'animale, in un certo qual modo gli facciamo del male, non so se rendo l'idea, no? Sembra una cosa impropria, però è così. Comunque, quindi non dare da mangiare ai piccioni, solo che esatto, i contadini dicono, cioè chi vive in campagna dice però se non gli date voi da mangiare vengono a mangiare da noi. Lo so, però sta di fatto che purtroppo come dicevo prima, però ci vengono lo stesso, ci vengono mattina, però non è che è un problema che riusciamo a risolvere, certo, con certo, un'ordinanza o con perché sono tutti piccoli aspetti che possono in un certo qual modo servire a migliorare un pochettino la situazione, non so se certo, è chiaro, certo, che io un tempo fa mi ero guardato anche un pochettino quello che giustamente, no, sostengono le associazioni animaliste, mi aveva colpito associazioni serie, poi io un attimino quelle che sono un po' troppo estremiste sinceramente non è che piacciono più di tanto, però al di là di quelle anche
La stessa Lipo, no, che comunque diciamo è la Lega Italiana per la Protezione degli Uccelli, dice che un sistema per cercare di limitare la proliferazione non è altro quella di limitare un pochettino il mangiare, che poi è un mangiare povero, perché non è che uno dà, cioè il fatto di dire, non so, il pane, le molliche o che so io, no, sono cibi poveri, ma che ovviamente automaticamente non fa altro che attirare gli animali, non so, e quindi attirano gli animali si trovano da mangiare, proliferano sempre di più e quindi non finiamo mai di diciamo, ecco, però è chiaro, come dicevi prima tu, anche la Libo dice comunque c'è un limite e una potenzialità di questo aspetto, no? Dice il limite è quello che non mangia in città, ma mangiare in campagna, non so se hai l'idea. Certo. Però dall'altra parte dice che appunto che la potenzialità è molto efficace in quanto influisce molto sulle popolazioni, e la sovrabbondanza di cibo induce proprio, diciamo, alla maggiore la proliferazione del più cibo. Però la stranezza, Vicini, cioè, non so se poi interpreto io bene, è che il piccione prolifica e quindi aumenta di dismisura la propria popolazione in un ambito, no? Sì. Però anche ci sono tanti altri volatili, dai passeri ai petti rossi. Siccome che questi però si cibano di altre cioè, si autoregolano, cioè ecco, popolazione sono completamente veramente, no? Anche la stessa gazzalata, no, così chiamata, eccetera, e a volte sì, qualcuno dice, ah, porca miseria, c'era una diciamo, visto molte gazzellate stavano a beccare, ma questi stanno a beccare i vermi che circolano sulla strada, cioè sul campo, chiedo scusa, quindi ovviamente non sempre sono, diciamo, ecco, dei negativi. Certo. Poi dopo sì, probabilmente, certo, se c'è un seme di mais che sta alla portata di mano è normale, che vuoi dire, questo, ecco, fa parte del gioco, però ecco, per dire, difficilmente ci sono altri tipi di animali che danno questo tipo di problema. L'altro che danno tipo, che è una specie che sinceramente non sono molto informato sulla caccia, però comunque so che comunque è la palomba, no, cosiddetto, il colombaccio o qualcosa del genere, che assomiglia moltissimo al piccione domestico, che questo, diciamo, però non ci sono le quantità che ci sono di piccioni domestici, non so se sì, è molto chiaro. Pure questi fanno numerosi danni, soprattutto dove ci sono, che ne so, tipo il fiume, no, che ci sono parecchie piante dove loro nidificano, ovviamente su queste piante, eccetera, però queste non raggiungono mai numeri, diciamo, ecco, sopra le centinaia, potrebbero essere 5, 6, 10 esemplari, 20 esemplari, non so se hanno l'idea, ma seppur fanno un danno lo fanno anche limitato, ecco. Certo. Micini, se si ricorda, no, mi sembra l'anno scorso, sì, forse l'anno scorso, c'è stato un periodo in cui c'era una moria di piccioni morti per strada e che erano fatte, che naturalmente lì probabilmente succede qualcuno che aveva avvelenato in campagna. Ovviamente adesso non voglio giustificare nessuno, però è qualcuno probabilmente che purtroppo in una situazione del genere, non vedendo risultati particolari, sbagliando, non so se intende, perché non è che poi possiamo risolvere il problema così, perché se vogliamo risolverlo così ci vorrebbe anche poco, ecco, non è che, ma anche perché col veleno non mazzi solo i piccioni, mazzi anche tutto il resto, voglio dire, non è quello il concetto, non so se intende, non è certo. Che facciamo una razzia di tutto, adesso vuol dire, diamoci una regolata, ecco, per carità, ripeto, questo è un problema grosso che io anche in non so, ormai so più quasi 30 anni di attività, non è stato mai in un certo modo risolto fino in fondo, ecco. È pure vero che magari i girasoli adesso nel nostro territorio sono circa una decina, 15 anni che esistono, perché prima c'erano poche, diciamo, coltivazioni. È chiaro che magari sto problema forse non era manco sentito, non so se hanno l'idea. Sì, sì. Però è chiaro che nel momento in cui è cambiato, probabilmente è una cultura che a breve, adesso è brutto dirlo, ma scomparirà nei nostri territori, perché se questo problema non si riesce a risolvere, non so se andrà via, pur con il massimo impegno di tutti, eccetera, sicuramente sarà una coltivazione che scompare, perché qui ci troviamo a fare due volte le semine del girasole, ma che poi a volte non si risolve, perché non è che la seconda semina risolve la prima, perché poi dopo questi mangiano anche quando, ripeto, se poi magari una seconda semina, come oggi sta facendo, anche un filino d'acqua, magari quello che ha seminato tre giorni prima sicuramente rispetto ad oggi è avvantaggiato, perché quel girasole nel giro di 3-4 giorni emerge, se anche verrà danneggiato sarà danneggiato un 20%, un 30%, ma il resto, vuol dire, riesce a
a portare raccolto, non so se rendo l'idea, ecco. Sì, molto chiaro, quindi addirittura è il rischio estinzione gira sulle nostre parti. Possiamo dire che adesso volevo concludere dicendo che comunque ecco, la regione mette a disposizione dei fondi per il ripristino, diciamo, delle doppie semine, eccetera, ma sono dei fondi irrisori che purtroppo non è che diciamo che ci risolvono. E poi il concetto sta di fatto che l'agricoltore non vuole essere danneggiato più che essere risarcito del danno, non so se mi dire, perché sì, non è l'indole, dice ti ripaghiamo il seme, ma non è una questione di ripagare il seme, perché qui il problema, se io risemino e poi dopo me lo ritrovo di nuovo, il problema non è che ripagato il seme risolviamo la questione, non so se mi dire, il concetto è questo qui, ecco, certo. A livello generale. Ma questi fondi vengono utilizzati dagli agricoltori, quella per la doppia semina? Sostanzialmente, come dicevo prima, quando uno fa la segnalazione, di fatto la segnalazione arriva alla polizia provinciale e per conoscenza arriva all'ATC, all'ambito caccia territoriale di competenza. In questo caso noi abbiamo l'ATC2 di San Severino che appunto c'è questa segnalazione, e successivamente a questa segnalazione l'agricoltore può ovviamente fare richiesta di contribuzione e gli viene riconosciuto un contributo sulle risemine, non so se è un contributo che però purtroppo, se per dire, non so, il seme costa 80 euro a ettaro, no? Facciamo un esempio, non è che l'ATC riconosce 80 euro, l'ATC riconosce e dice la regione mi ha dato un budget di, adesso dico una cifra irrisoria, no? 10.000 euro, non so se le domande sono state 100, diamo 100 euro a tutti, non so se indipendente se costa 180, 90, cioè dipende un pochettino da quello. Quindi cioè quella somma a disposizione la spalma sui richiedenti. Esatto, non certo. C'è altra possibilità, quindi certo. Ecco, questo quello un pochettino con cui... Il punto di riferimento, diceva ATC, mi interessa. L'ATC, sì. ATC2. Un'ultima cosa veramente, Micini, mi dicevano che, e questo l'avevo visto pure io dal tetto di casa mia, che a volte una volta anche sopra il palazzo comunale o in altri palazzi venivano messe quelle reti servivano per far entrare dentro i piccioni, perché magari lì si dava del cibo e poi dopo a strascico venivano tirate su e quindi i piccioni venivano catturati. Però questo è un metodo che non è più nel modo più assoluto ammesso efficace? No, più che non è efficace è un modo cruento, così come si dice. Ah, sì? Sì, per cui non è, però, non tanto... è in un certo ammesso da, è come se praticamente, come dicevamo prima, se io allora prendo avveleno tutto, cioè li avveleno tutti e allora il problema lo risolvo, non so se andrò via. Non è che catturando, a parte che poi il personale, gestione e tutto quanto, non so chi è che possa fare questo tipo di attività, ecco. Certo, però certo. Diventa anche un po'. Comunque la raccomandazione, come dice il comune, chiudete tutti i pertugi e le casse vuote. Sì, perché comunque questo è un regolamento, ok, che vuole essere una cosa abbastanza morbida per certi versi, insomma, ecco. Ma è anche uno strumento che servirà agli organi di controllo a fine di, nel momento in cui ci sono situazioni nella quale non gestite, no, nella maniera dovuta, ok, è un regolamento di benessere degli animali, ma benessere anche un pochettino di tutti noi, perché se così se no non riusciamo a andare avanti, insomma, con questo tipo di situazione. Certo. Perché l'animale bisogna volergli bene sotto tutti gli aspetti, perché se io dico non selezioniamo il cinghiale perché l'animale deve vivere lui, ok, ognuno è libero di pensarlo come vuole, non so se hanno l'idea, però vuol dire, se i cinghiali sono arrivati nelle città, non so se hanno l'idea, un motivo ci sarà, non so se... Certo, ma mi hanno detto, ieri parlavo con una cittadina che vive contrada Fontenoci, anzi vicino alla... Fratelli Guzzi, ha visto non tanto i cinghiali, i lupi, ma è possibile? Addirittura, ma sicuramente, perché ovviamente... i lupi perché si spostano... spesso e volentieri hanno l'indole di spostarsi come si spostano i greggi, no? Quindi siccome che attualmente i greggi di chi è che fa il pascolamento, la pastorizia cosiddetta, nei vari comuni, no? Quindi va alla ricerca di appezzamenti di foraggeri, in questo periodo spesso e volentieri
il lupo va dietro a questo tipo, perché ovviamente la pecora o la capra che sia è un animale molto semplice, come una preda buona, ci credo, piuttosto che il cinghiale, che poi fine quando, perché ci sono stati reintrodotti i lupi all'epoca in un certo modo proprio per cercare di limitare la, diciamo, la proliferazione del cinghiale, però nel momento in cui giustamente il lupo non è come è un animale, ma è come tutti quanti, nel momento in cui vede la preda fragile, facile, no? Ovviamente prima di andare a beccare il cinghiale, probabilmente becca una pecora, becca un vitellino appena nato o che sia, insomma, ecco, questo pure è un problema. Diciamo che lì bisognerebbe cercare un pochettino una collaborazione tra tutti, eventualmente trovare, ecco, ci sono i recinti a elettricità, ci sono, diciamo, le reti antilupo, qualcosina in più si può fare, ecco, però pure quello è un grosso problema, è un grossissimo problema, insomma, ecco, che qui da noi, grazie a Dio, a Recanati non è molto sentito, perché non ci abbiamo, però è chiaro che è un problema, diciamo, di primo. E poi i lupi sono anche spesso e volentieri, quando non trovano cibo, ok, sono anche, diciamo, aggressivi. A me mi era stato comunicato che in qualche caso dei lupi avevano attaccato anche dei cani, diciamo. Sì, attacca i cani. Attaccano i cani, ma l'attaccano non per uno scopo, diciamo, l'attaccano proprio per una questione di alimentazione. Non so, si cibano tra di loro, perché sono diventati, nel momento in cui magari vagano per il territorio e non trovano cibo, non so se hanno l'idea, cercano, fanno anche questo tipo di adesso, sarà qualche caso, però l'ho sentito dire anche di questo. Sì, è vero. Oh, è veramente stato un piacere perché anche molto istruttivo. Spero di adesso la renderemo ancora più pubblica questa intervista, che potesse essere anche di aiuto e di orientamento per i cittadini, soprattutto per quelli che vivono in campagna. Benissimo. Certo, ripeto, sicuramente non abbiamo risolto il problema degli agricoltori con lo so, però va bene, però questo. E questo mi dispiace moltissimo, perché io in campagna ci vivo, lavoro ovviamente per la campagna, c'ho anche un'azienda agricola, quindi voglio dire, in un certo modo conosco un po' le problematiche, però purtroppo questo è un pochettino la situazione che ci troviamo davanti, insomma, da affrontare. Al di là di tutta la situazione, no, che stiamo vivendo adesso con il discorso della pandemia, insomma, però ecco, queste cose qui non si fermano, purtroppo. Micini, ti ringrazio tanto, buon lavoro. Abbiamo parlato appunto con Stefano Micini, che è delegato al problema dell'agricoltura al comune di Recanati, consigliere comunale. Grazie a te, sentiamo. Direi di non dire solo problema agricoltura, perché l'agricoltura c'è anche, l'agricoltura, diciamo, ci avremo modo in seguito anche di parlare dell'agricoltura, diciamo, la bella agricoltura che facciamo a Recanati, che forse qualcuno non conosce, perché a volte siamo... No, tipo anche, diciamo, le coltivazioni che si fanno, quello che è, diciamo, perché comunque spesso e volentieri siamo a volte additati, no? Cioè, perché gli agricoltori spandono pesticidi, inquinano, no? Il discorso c'è, cioè, che in Nord Italia, dove c'erano i grossi allevamenti, dice, il coronavirus ha avuto, cioè, come posso dire, ha proliferato molto di più, perché c'erano, cioè, non diamo sempre la colpa agli agricoltori, ecco, gli agricoltori se non ha, ma questa è fantasia, però che ha proliferato, però spesso e volentieri le sentiamo, le vediamo, credo che tu sei un giornalista, lo sai pure te, non è che vuoi dire, lo vedi anche a volte, no, certi si leggono certe cose che un attimino fanno rabbrividire, certo. Quindi, sì, c'è anche la in futuro, magari programmando un po', ecco, mi piacerebbe anche parlare di quello che abbiamo nel nostro territorio. Stiamo reintroducendo la barbabietola da zucchero, che era scomparita da 15 anni. Sono piccoli progetti, però è tutto, serve per capire se riusciamo un pochettino a portare, diciamo, a galla qualcosa di nuovo, qualcosa di più redditizio, insomma, anche per l'agricoltore. Okay? Grazie di nuovo, veramente. Okay, come no, ci invidi a nozze e ci sentiamo presto, allora. Ci vediamo. Arrivederci a tutti. Buonasera.